Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui, un nuovissimo episodio. Siamo arrivati anche noi su Farming 22 e dal giorno 21 che lo sto un pochino testando per non fare qualche fail già subito sono molto soddisfatto. È stato veramente, devo ringraziare veramente la Giants che me l'ha mandato un giorno prima. Così ho potuto installarlo e aspettare poi la mezzanotte per giocarci. È stato, come vedo, avete già visto, sicuramente ci sono parecchi aggiornamenti che hanno fatto, quindi soprattutto nella questione dei sound, dei mezzi e dell'ambiente è veramente cambiato moltissimo. Qualche piccola pecca c'è perché la grafica poteva essere magari un pochino migliore, ma non ci lamentiamo. E come tutti i farming, cosa si inizia una nuova carriera e cosa si fa? Si inizia a trebbiare. Oggi utilizziamo questa Deutz Farm, una bomba di nuova. All'inizio è una bomba, possiamo dire che è una bomba, la nostra piccola bomba. Allora, mettiamo in moto. Io sto giocando questa mappa qui, e sarebbe la versione, adesso non mi chiedete bene il nome perché devo prenderci anche un po' l'abitudine anche col nome. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che usiamo su questa carriera qui, usiamo la season. Voglio provare la season, quindi sicuramente sarà un po' più lungo il gioco, ma ne varrà sicuramente la pena. Allora, iniziamo noi in questa maniera qui, ci giriamo. Spero che il mio audio del gioco sia ottimale, che non sia troppo alto, che non sentite la mia voce. Quello che dico, ok, abbiamo dispiegato tutto, guardate come salgono i giri del motore, visuale interna, ok, ragazzi, la prima trebbiatura sul Farming 22 con questa bomba, come l'ho chiamata io, di Deus, dall'inizio più che ottima. Poi piano piano ci compriamo attrezzatura nuova, trattori nuovi, poi usciranno le moto, prima qualcosa è già uscito, ma al momento che mi possa interessare ancora niente, però noi per adesso lo giochiamo qui, gioco standard, abbiamo già avuto. In anteprima, siccome l'ho preordinato, ho avuto in anteprima, cioè in anteprima, ho avuto il DLC che viene dato a chi compra il gioco, quindi il DLC lì del trattore lì con la botte della classe. E poi, siccome ho preso la versione Limited Edition, lì che cavolo era, che adesso non mi ricordo bene come si chiama. Collection Edition, qualcosa del genere, mi hanno dato due trattori in 2K, due codici per sbloccare due trattori. Uno è un Fender 900, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, anzi facciamo una cosa ragazzi, ve li faccio vedere. Allora, uno è sul trattore piccoli, è questo qua, questo Zetor qui. Molto carino, piccolino, vecchiotto, molto vecchiotto, però sicuramente in qualcosa lo potremo anche utilizzare. E poi mi è stato dato, mi sembra che già su trattori grandi, perché è 900, eccolo qua ragazzi, il 900 black qualcosa black bleuti, poi io con l'inglese non ci capisco niente. Questo qua non male,
sicuramente lo utilizzerò perché sono molto fan del marchio Fend, mi piacciono troppo i Fend, preferisco, nessuno me ne voglia, però preferisco questo che John Deere. So che tanti adesso mi criticano, ma per questa cosa, ma purtroppo ognuno ha le sue preferenze, però non dico che i Fend sono migliori, perché per dire sono migliori posso dire, cioè, lo può dire un agricoltore che li ha o li ha avuti tutti e due, entrambi li ha provati e sa dire lui con la certezza che uno è migliore e l'altro non è migliore. Uno può fare qualche lavorazione, l'altro ne può fare un'altra, in base poi ai terreni reali che uno ha. Io sono solo, cioè, tra virgolette, sono simpatizzante, fendista, come si può dire. E niente, ragazzi, scrivetemi nei commenti se voi, anche voi avete preordinato. Avevate preordinato o avete subito comprato Farming 22? Io posso dire che non sono soddisfatto al 100% perché poteva essere migliorato ancora un pochino, però non mi posso lamentare. Qualche salto in avanti è stato fatto. Possiamo lamentare del gioco. Io lo consiglio come sempre a chi piace il genere, anche se c'è qualche piccola pecca, fa finta di niente, chiude un occhio e gioca lo stesso e lo compra, cioè lo compra e poi gioca lo stesso. Le critiche sicuramente anche per i produttori saranno accettate, per poi migliorarsi magari con quelle critiche che la gente fa. Ricordiamoci che abbiamo sempre il nostro Peppe che è ambasciatore, lui può mettersi in contatto con la Giants e dargli informazioni su delle cose, cioè che magari vorremmo vedere nei prossimi giochi, magari nei prossimi farming o nei prossimi aggiornamenti, chissà. Quindi anche le critiche ci stanno, sicuramente, certo non faranno piacere al 100% alla casa produttrice, ma ognuno ha le sue idee, io ho le mie, loro hanno le loro, voi avete le vostre. Delle texture dei campi sono cambiate, ho visto anche le andane non sono un po' più, sembrano un po' più reali, che sembrano cambiate, cioè io la vedo cambiata, poi non so, ditemi voi anche la vostra, e sicuramente
siccome i soldi non ci mancano, la casetta qui poi la recintiamo, facciamo un bel lavoretto carino. Tanto roba anche sul già ufficiale ce n'è, decorazioni, non so se avete già visto, ma decorazioni ce n'è parecchie, quindi cancelli, staccionate, c'è qualche siepe, qualche albero, tante cose, piccole cose che hanno già introdotto nel gioco base. Allora, poi switchiamo sui mezzi. Allora, qui abbiamo il rubber, il Massey Ferguson. Con il Massey Ferguson sarebbe qui il nostro attrezzo, con il nostro Massey 3670 che agganciamo il sollevatore. Ok, anche lì la sollevazione dei pesi, delle cose non è più a scatti brutalmente, non c'è più l'aggancio brutale come si diceva negli altri. C'è la questione delle marce, le possiamo cambiare noi volendo. Io adesso sono in modalità automatico, però c'è la modalità manuale e manuale con frizione. Quindi c'è da sbizzarrirsi quest'anno in ambito delle impostazioni, c'è veramente il mondo. Ok, se io, ricordiamoci che se io spengo il mezzo i sollevatori non vanno più in giù, quindi un po' più realistico forse. Se l'olio non è in pressione non va. Ok, molla la frizione, accelera, fa, dice, si vede le marce, che si, quando si cambia le marce, quelle cosine sono state cambiate. Ecco qua, abbiamo la nostra seminatrice, la chiave laggiù in fondo che si gira. Vediamo anche se c'è la mano che, ha la mano no, ma lascia la frizione, cioè vedi che schiaccia l'acceleratore, lui schiaccia l'acceleratore, mette le marce, quindi solo un po' la mano è sempre un po' ferma, sempre c'è poco movimento, però. Ok, agganciamo la nostra seminatrice, il nostro peso, il nostro Valtra molto cattivo. Andiamo a fare già acquisti pazzi, andiamo a comprare un pan di calce e un aratro perché ci serve. Abbiamo messo la modalità un po' più completa, quindi bisogna sempre che sbaglio il tasto. Ok, visore interno, vedi anche io metto le frecce con il tastierino numerico 1 e 3, si muove la stina della freccia, quindi proprio ideale. Vi alzo un pochino l'audio. Il clacson non è il migliore, non si sente tantissimo, ma tanto il clacson, ragazzi, che ci serve a noi. Diamo la precedenza. Ok, molto bello, molto bello. Veramente cerco di, abbiamo appena iniziato e sicuramente ne faremo un macello di video, ragazzi. Veramente riempiamo il web veramente di video. Eccoci qua allo store. Allora, poi vedi che le marce le inserisce. Molto bella questa animazione. Ok, allora,
Vi volevo fare vedere un'altra cosa. Andate qui sullo store. Se siete alle prime armi che non conoscete il gioco, potete switchare, ma avete tutti i mezzi. Questa è la categoria, come sempre, anche prima c'era la modalità marchio, quindi per marchio andate a cercare gli attrezzi per marchio di fabbrica. Poi veicoli, attrezzi, che ce ne parecchi. E poi abbiamo qui gli oggetti, i palloni, i pallet, i sacconi e il sacco un po' più come quello del 19. Qui chi ha le prime esperienze può decidere di andare nei pacchetti, vuole sapere che attrezzatura si può usare per fare, che ne so, l'uva. Ok. Clicca sull'uva e ti dice il trattore che si potrebbe consigliato, la raccogli uva consigliata e tutte le attrezzature varie per la lavorazione di questi del prodotto dell'uva. Per le patate, idem, ci sono anche i semi che deve utilizzare per piantare le patate, seminare. Il cotone, la stessa cosa. I cereali, vedi, c'è un trattore, la metritrebbia, che lama si usa, che carrello si può usare per portare la nostra lama, il carrello per portare i nostri cereali, che attrezzatura si usa, che peso zavorre si usa per l'attrezzatura, per bilanciare il trattore e i semi. Allora, noi abbiamo detto, poi c'è, vabbè, la modalità veicoli usati, che all'inizio può essere molto comoda. Qui troviamo il nostro garage. Prima era qui sotto, schiacciamo un garage, andavamo a switchare su tutti i miliardi di mezzi che avevamo, invece adesso è tutto qui, tutto dettagliato in ordine. Oggetti a noleggio, il DLC che ho già io. Poi qui sui tre lineette qui trovate il mercato del bestiame, qui potete configurare il vostro personaggio, qui terreno, potete andare ad acquistare i terreni e qui la co modalità costruzione che trovate gli edifici, le produzioni, le stalle in varie categorie, vedete mucche, cavalli, suini, pecore, galline, api. Questa è una novità. E vabbè, il nostro cagnolino, le produzioni, ce ne parecchie, punto vendita dove si va poi a vendere il ricavato e tutto il resto.